Noi siamo entrati a Magicland in missione per Pax Mania. Andremo a vedere la nuova attrazione Rodeo. E Silvio farà l'attrazione sicuramente. Io no. No. Tu sì, anche tu? No. Dal 2019 abbiamo fatto la nuova area Tonga. Raccontiamola, quella che si trova alla nostra destra. Quella che si trova alla nostra destra, che è distinta da un grandissimo vulcano. Questo meraviglioso lago ha davanti a sé quello che una volta era un castello. Oggi si è trasformato in un luogo che ha un'importanza che va bene al di là di è Cosmo Academy, che è un progetto ancora in corso. Perché non so se tutti sanno, ma nel parco c'è uno dei planetari più grandi d'Europa. C'è un progetto che abbiamo sviluppato con l'ente spaziale europeo, che ha una destinazione più che altro di entertainment, quindi di educazione e divertimento assieme, pensato sempre per le famiglie, ma tantissimo anche per le scuole, per le gite scolastiche e per chi in un parco divertimento cerca anche di trovare un contenuto più educativo e di svago. Abbiamo fatto un casting e abbiamo trovato dei fantastici artisti, ballerini, ballerine che sono bravissimi e che sotto la guida anche lì di un fantastico coreografo danno vita a questo spettacolo che non si può perdere. Qui ovviamente a Magicland potete vedere uno spettacolo di fontane danzanti che è unico nel suo genere, ma assolutamente. Adesso il lago non è soltanto un luogo molto male gettonato per le foto, si può andare sul lago con le Magic Boat. Sì, non da subito, dobbiamo aspettare ancora qualche settimana perché abbiamo voluto aprire questa nuova attrazione. Volevamo bagnarci subito, stiamo mantenendo la parte a qualche tempo. Tra poche settimane apriremo questa attrazione che sono le classici pedalò per poter navigare nel lago e potersi anche un po' rinfrescare, insomma. C'è stato un bel investimento nella ristorazione, ne parlavamo poco fa, tanti luoghi nuovi dove mangiare, abbiamo visto anche delle street food all'ingresso. Sì, assolutamente, ormai è decisione strategica nostra che ogni volta che abbiamo giornate di grande affluenza facciamo partecipare i nostri partner e amici dello street food perché ci aiutano tantissimo a dare più servizio ai nostri clienti e anche ad ampliare la nostra offerta gastronomica. Ci sono oltre 17.000 piante e credo che anche questo sia un segnale molto importante per il territorio e anche per il parco. È un parco anche green, ha fatto una scelta sul fotovoltaico molto importante. L'area giunga da sola, abbiamo piantato più di 6.000 piante. Il rappresentante di Pilosan S.p.A. Raimondo Bonfanti, accogliamolo con un applauso! Avete preso qualche anno fa questo parco in gestione e devo dire che nonostante il Covid e quello che stesse accadendo, la pandemia globale, l'investimento è stato molto importante, direi. L'idea è abbastanza semplice, era quella di trasformare questo parco dal parco più grande anche al parco più importante. Vogliamo parlare di qualche investimento futuro? Uno in particolare molto importante che è l'acquatico, il parco acquatico. Niente cambiato e sarà fatto. Bene, allora stiamo per presentarvi un artista, una cantante, un'imprenditrice, una showgirl che ci ha portato nel suo fantastico mondo del West lo scorso anno con un singolo che è stata veramente la hit dell'estate. Questo sapore West si chiamava Pistoleuro. Accogliamo con un grande applauso Elettra Lamborghini! Ciao Elettra, benvenuta! Ciao! Ciao. Allora Guido, lascio a te il microfono per presentare finalmente la nostra nuova area. Sì, la nostra nuova area, come vedete, è posta fondamentalmente, come abbiamo detto, da questa nuova attrazione che è un Giant Frisbee in termine tecnico ed è un'attrazione che completa tantissimo la nostra offerta pensata per il pubblico più teenager e
formula spinta adrenalinica più importante. Abbiamo rivisto il teatro, che adesso è un teatro tutto in stile West, abbiamo introdotto una shooting gallery, un chiosco, questo playground che vedete alle mie spalle assieme a questi altri giochi, tutto insomma per creare il primo embrione di un'area West che si svilupperà ulteriormente prossimamente, quando poi andremo nella terza fase di sviluppo, che è un'introduzione di una grandissima nuova attrazione che metteremo in quell'area là. Quindi tutti potranno provare le esperienze, anche per il più fuori. Moderato? Moderato, paura? Non so se dovrei farlo, io ho un po' paura, ce la dovrei farlo? Sì! Qual è il tuo rapporto col mondo West? Me lo vuoi dire dopo che hai scritto Pistolero? Ti sei innamorato dei pistoleri, capito? Infatti c'è questa l'aria pistolero ormai, è l'aria di capire. Sì, sì, sì. Pionieri, mondo western, come ti sei innamorata di questo mondo? Ah, oddio! È capitato? Ci mancava una canzone un po' western, capito? Poi è tornata a cavallo, figurati. Lei a cavallo? Sì, è un cavallo americano, quindi hai già capito. Va bene, non poteva che essere Elettra Lamborghini la matrimonio di quest'area. Esatto. Assolutamente sì. Io direi che allora manca il nostro nastro, Gatto Baleno. C'è un applauso a Gatto Baleno, sarà stato così all'inizio. Bravo, la tagliamo insieme. Tagliate insieme? Secondo me non riesce bene, bravissimo. Facciamo così. Pure. Andiamo? Aspetta. Signore e signori, benvenuti nel Far West! Evviva! Grazie mille, per me è un onore essere qua. Finalmente è iniziata la stagione, quindi divertitevi e si spera in una buona estate. È un buon divertimento, direi che sì. Fagli vedere Alfonso.